le generazioni dei mille lavori si organizzano. Una fotografia d'impatto se si pensa alla condizione dei giovani nel mondo del lavoro. Questo è il titolo scelto dalla CGIL per la giornata del Forum Nazionale dei Giovani, che toccherà anche Pescara nella location del porto turistico. In questi due giorni affronteremo in laboratori appositamente costruiti tutte le tematiche che riguardano il mercato del lavoro con le difficoltà esistenti. Parleremo di contrattazione inclusiva, cioè con quale modalità mettiamo dentro i giovani in ogni settore lavorativo. Parleremo di comunicazione, di social media, proprio perché riteniamo che anche il nostro sindacato debba cambiare modalità di essere e modalità anche di fare. Giovani che cercano lavoro, giovani che cercano di capire come muoversi su un terreno impervio e spesso scivoloso che non dà neanche riflessi all'orizzonte. E così ci si abitua a saltare qua e là provando a creare stabilità economica, ma poi le riflessioni non sono delle migliori. Come ripetono spesso ai vertici di governo, manca la fiducia nel futuro. Le giovani generazioni sono praticamente disperate. I social non solo hanno una funzione per comunicare, hanno anche una funzione di denuncia per poter appunto sensibilizzare quella che è la preoccupazione dei giovani, quindi del mancato e del continuo arretramento del lavoro in funzione dei giovani. L'ospite atteso come consacratore della giornata è Susanna Camusso, segretario generale CGIL, che ormai da qualche tempo, più o meno da quando Matteo Renzi ha creato la sua rivoluzione social, ha incontrato qualche critica che proprio i sindacati non gradiscono. Come sindacato accettiamo qualunque sfida e qualunque ragionamento che entri nel merito dei problemi. Certo, non siamo assolutamente d'accordo con chi dice che il sindacato non serve, che il sindacato non contratta, perché lo abbiamo dimostrato e lo dimostriamo quotidianamente. Quindi sul piano della comunicazione anche siamo pronti a rispondere a ciò che dice il Premier, anche perché essere giovani non è giovanilismo, essere giovani è anche un approccio alla realtà, che significa la disponibilità a cambiarla anche questa realtà e non perseguire vecchie strade.